fanno una delle cose a cui che piace fare ai ragazzi, giocare ai videogiochi. Lo fanno in continuazione, quei telefonini con le cose, cioè, benissimo. Allora, siamo in un sito archeologico dove ti porta la scuola e io ti do un videogioco, va bene? Attenzione però, perché questa cosa non può essere, ci sono state decine di generazioni di cosiddetti giochi didattici, serious games, giochi, i ragazzi non si fanno confondere. Se il gioco è finto, cioè è una pura, diciamo, sovrastruttura in realtà per non far altro che dargli contenuti di questo tipo, non funziona. Ed infatti l'edutainment è praticamente defunto allo stato attuale delle cose. Allora, che bisogna fare? Bisogna fare una cosa vera. Bisogna fare un vero videogioco. E noi abbiamo fatto un vero videogioco. Anzi, detto in questo ambiente, della peggior specie. Abbiamo fatto un videogioco di quelli che si chiamano volgarmente sparatutto. Perché? Perché non è tanto al videogioco che vogliamo, in sé che vogliamo affidare la funzione didattica di spiegazione che viene dopo. No, vogliamo rompere la barriera. Vogliamo rompere la barriera che impedisce ai ragazzi, che fa sì che i ragazzi sono talmente disinteressati che non si occupano, non cominciano nemmeno, non prestano nessuna attenzione nemmeno iniziale. Per far questo devi vincere, cioè devi fargli fare qualche cosa che è qualcosa di familiare, qualcosa che piace, qualcosa che loro dicono, ah, questo è forte. Dopodiché, se questa roba ha funzionato, beh, allora sono più disponibili a stare a sentire che cos'è, a visitare, eccetera. Né più e né meno. Adesso io vi faccio vedere, tanto abbiamo ancora 5 minuti, no? Vi faccio vedere quello che nei videogiochi classici è l'attacco. L'attacco è una storia che viene raccontata in forma filmica. Dura 5. È molto importante nei videogiochi perché quello poi è l'elemento di identificazione dell'attività ludica o del fatto che questa attività va bene farla o non va bene. Ve lo faccio vedere questo pezzo, poi vi faccio vedere anche brevi istanti di come viene giocato. Dovete avere presente, come ha già detto Ottavia, che c'è la parete buia di fronte, è in realtà una finestra virtuale, cioè quello che si vede è quello che c'è dietro la parete e lì c'è la situazione dell'assedio. Il gioco è 3D, quindi il giocatore indossa il visore tridimensionale, quindi l'effetto è molto coinvolgente, molto potente. Non ho pensato fosse partito un'altra volta. Dunque, dicevo, è tridimensionale, è uno schermo enorme, è circa 5 metri per 2 metri e mezzo, quindi è veramente più che una finestra, è proprio una terrazza fuori, e si gioca fisicamente, non si gioca con pulsanti, con cose, no, è un gioco diretto, cioè l'azione di lanciare le armi, di ripararsi, di non essere presi dalle frecce che arrivano, deve essere fatta col corpo, fisicamente muovendosi in quest'area qui. Si gioca in squadre e poi, se volete, vi chiarisco un po' meglio. Ma adesso vediamo un attimo com'è fatto. Può mandarlo avanti? Andava bene pure da lì. La guerra da vicino. Innumerevoli volte nel corso dei secoli poterono scrutarla in volto. Di un solo episodio, però, gli uomini di oggi conservano una vaga memoria. Essi ricordano ancora di quando la città divenne la base delle operazioni militari di Alessandro il Molosso, re dell'Epiro. Poco dopo il 335 a.C., Alessandro, zio di Alessandro Magno e anche suo cognato in quanto sposo della sorella Cleopatra, mosse contro i Sanniti proprio da Poseidonia. Si impadronì della città in seguito ad un mortale assedio che qui, in bilico tra sogno e fonti storiche, ci apprestiamo a rivivere. A cosa stai pensando? Che sta facendo giorno. Sai cosa significa? Fammi pensare che il sole scalderà ancora una volta la città di Poseidonia e il volto della mia amata Daphne? Quello. E che a momenti qualcuno verrà finalmente a darci il cambio. Stifilo, sei come un padre per me. Se sono un uomo e un soldato lo devo a te. Ma avrei bisogno di 20 vite per maturare un briciolo del tuo sprezzo per i sentimenti degli altri. Vivi un altro giorno. Arriverà anche quel momento.
Nel frattempo nessuno ti impedisce di dormirci su, non trovi? Mi hai convinto. Dopo 12 ore di guardia comincio a sentirmi stanco. Hai fatto caso che al mattino... Shh. Che cosa? Shh. Ascolta. Questo rumore... Lo senti? Forse. Cos'è? Niente di buono. Va a dare l'allarme. Che succede? Spero abbiate una buona ragione per... Forse un migliaio di buone ragioni, signore. A giudicare dalla polvere in aria a sud-est. Credo che non avremo molto tempo per prepararci. Già. Lo credo anch'io. Chiamate immediatamente a raccolta tutti gli uomini in grado di combattere. Che qualcuno metta al corrente Stannis. Presto! Correte, presto! Mandiamo un pochino più avanti. Si sono avvicinati. Siamo appesi a un filo e tu... Tu hai voglia di scherzare. Ho voglia di sopravvivere. Sopravvivere, dici? Come si fa? Non lo so, figliolo. Se si fa dura, stammi vicino. Siamo chiamati a difendere tutto ciò che ci appartiene. Lo può mandare un po' avanti? Le mura stesse di questa città torneranno all'assedio. Costi quel che costi, quella torre non farà un solo passo verso di noi. Voi! Non cederemo! Per Poseidonia! Per Poseidonia! Macedoni, frigi, persino nostri conterranei, ansiosi di farci saltare i nervi, fermi in attesa per tutto questo tempo. Lasimus, hai provveduto a portare al sicuro vecchi, donne e bambini nel recinto del santuario di Atena? Sono al sicuro, signore. Per ora. Ho bisogno di un quadro accurato dello schieramento nemico. È un attacco in forze, signore. Sono qui per assediare le mura, ma sono pronti anche a uno scontro in campo aperto. Dispongono di lance e archi in gran numero. Gastrafedes, molti gastrafedes, tre volte più potenti di archi comuni. Oxibeles che caricheranno con frecce di grandi dimensioni. Litopolo e a torsione, capaci di raggiungersi con pietre di 40 kg. Proveranno a fiaccare la nostra resistenza, per poi avvicinare le mura con la torre, signore. D'accordo, allora. Aspetteremo la loro prima mossa. Cos'è questo? È iniziata. Cercano di spaventarci. Che te ne pare? Funziona. Già, sta a sentire, ragazzo. Credo non manchi molto. Ricorda, cerca di stare al riparo durante gli attacchi e di colpirli nei momenti in cui ricaricano le armi. Devi fare molta attenzione a non scoprirti. Tutti in posizione! C'è movimento attorno alle catapulte! Movimento attorno alle catapulte! In posizione! Movimento attorno alle catapulte! In posizione! Astipilo! 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 No! Soldato! Preparati a combattere. Qui... Da qui comincia la parte del gioco. Per giocare, muoviti lungo la linea verde. Chi non gioca, si posizioni dietro la linea rossa. Tocca le armi per colpire il nemico. Per non essere colpito, nasconditi dietro le mura. Sei pronto? Il riquadro in basso a destra fa vedere quali sono le azioni che fa il ragazzo. Non appena l'arma è carica, azione! Frecce in arrivo! Frecce al riparo! Ok, possiamo stare da qui, poi si va avanti, si può staccare. Da qui poi si va avanti con la logica normale del videogioco, cioè tu hai
come si può vedere lì sul uccidi dei nemici, hai un certo grado di energia, se vieni colpito questo grado si abbassa, o muori tu o invece riesci ad andare avanti, e a un certo punto c'è tutto un calcolo, c'è tutta una serie di cose per di gradi di difficoltà per riuscire a vedere se vincono gli assedianti o se vincono gli assediati. Questo è quello che abbiamo costruito. L'impressione voi non l'avete molto bene perché non è 3D, ma vi assicuro che proiettato su uno schermo che è più grande di questo, con le palle, le frecce che vi vengono addosso, è molto impressionante. Speriamo, noi proveremo quando sarà installato, naturalmente faremo uno studio per vedere se poi da questa base riusciamo a costruire anche con altri strumenti una vera trasmissione di queste conoscenze che ci stanno a cuore. Grazie.